Buonavi ragazzi, benvenuti nuovamente su Cyberpunk 2077. Continuiamo dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo, dove siamo rimasti un po' con l'acquolina in bocca del vedere cosa accadrà. Vi ho lasciato un po' col... La curiosità. È una linea di produzione, ma non ti piaceva la carne? Ma non c'è un'altra strada. E adesso siamo qua. Per uscire da questo postaccio. Abbiamo ucciso il bastardo. Ci siamo tenuti i soldi. Bene, si muove, andiamo. Abbiamo ucciso il capo dei Maelstrom. Adesso dobbiamo fuggire da qua. Zona ostile, qua ci sono nemici. Ehi, telecamere. Occhio, ci vedranno. Ma facciamoci vedere, no? Ci vedono. Cabron. È iniziata la festa. Bella questa, me la tengo. C'è un bastardo qua. Codardo del cazzo! Fatti vedere! Guarda! Ti ha fatto male? C'è un qualcuno qua che... Eri tu? Possiamo farcela?
Allora, noi lootiamo tutti, ragazzi. Solo una cosa che mi incuriosisce. Che è il tipo? Dove è finito il tipo? Quello che avevamo trovato prima. Noi veniamo da qua, credo. Sì, sì, ma per salvarlo? Dove sarà la chiave per salvare il tipo? Trovo modo per liberare Brick. Eccolo qua. Detonatore. No. Innescato. Disinnesca, va? Ok, ho capito. Mi devo abituare a ste cose. Disattivazione remota. Oh merda, sembra passato un secolo. Ci manda Dex. Mi sa che è colpa tua se siamo qui. Siamo venuti per il botto di Dex. Vi ha detto lui di liberarmi? No, solo di recuperare il bot. Tipico di Dex. Ci devi un favore. A quanto pare ti abbiamo salvato la pelle. Ci devi un favore, ombre. Cazzo, datemi un attimo. Vi ripagherò. Ma adesso non è un gran momento per me. Se mai ci rivedremo, mi sdebiterò con voi. Perfetto. Sicuro che ce la fai? Questa è casa mia. Dacci un taglio. Ok, inculati. Fatto. Brick liberato. Possiamo andarcene a casa. Andiamo, Jack. Con i passivi, il nemico in guardia. Ma che faccia quel cazzo che vuole. Un colpo ben piazzato. Sai con chi hai a che fare? Non lo sai. Non manca molto, Ese. L'uscita è vicina. Merda! Vai zitto, stai, dov'è? Venga da madre! Vaffanculo! Un colpo, un morto! Non proprio, ma... Non è un buon momento, Jackie, vero? Basta.
Ok, dobbiamo uscire allora, dicevi? Vamos. Giocare a COD qua, La macchina cos'ha? Tu hai cosa? Vamos. Ah, Militech. Quegli aggeggi ronzano per tutta la città. Fuori dal cancello. Parliamo lì. Andiamo. È la puttana della Militech. Mi dica. Non ti aspettavi di vedermi qui, eh? Sai, mi piace come lavori. Forse potresti svolgere qualche incarico per noi. È proprio voi? Sì, forse. Beh, se prometto qualcosa, mantengo la parola. Anch'io. Mi dicono che manca uno dei Flathead. Deve essere caduto dal camion. Temo che la Militech dovrà accettarlo. È stato un piacere. Oh, e per quella cosa che hai detto, la sicurezza dei convogli, la tua offerta. Beh, non siamo interessati. Controllate l'area. Sicura? Ci conviene andare, carnal. Andiamo. Porca troia, V. Pensavo che non ce l'avremmo fatta. Ottimo lavoro, Jack. Grazie, Jack. Affidabile come sempre. Ehi, anche tu. Ma che ti prende? Ti senti bene? Sì, volevo solo... Cioè, lavoriamo bene insieme. Mi piace come facciamo le cose. Anche a me, V. Anche a me. Dai. Ehi, di a Dex che abbiamo il suo giocattolo. Fatto questo, io dico di andare all'Afterlife. Sai, per farci un goccetto. Meritato. A dopo, V. Chiama Dex. Come butta, Mr. V? Ho il Flathead. Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? Li uccisi tutti. E che mi dici? Certo che ho avuto problemi. A Royce non fregava un cazzo del tuo accordo con Brick. E come hai fatto a convincerli? Hai usato la corporazione? Usato i proiettili. Ho parlato con Stout. Abbiamo un accordo. Bene, bene. Mi ha dato il chip con i soldi per i Maelstrom. E hai pagato per il Flathead con soldi corporativi? No. No. Ho pensato di tenere gli Eddie per me. E mi sono preso il bot. Senza problemi? No, ho dovuto usare le maniere forti. Hai le palle quadrate, Mr. V. Che mi dici dell'incontro con Miss Parker? Devo andarci. Devo ancora occuparmene. Oh, sappi che parlare con lei è l'unica possibilità per arrivare al cibo. Adesso? La Parker ti aspetta a Lizzie's Bar, in bocca al lupo. Adesso ci vado, tranquillo. Ci abbiamo un po' di punti da metterci anche, che dopo faremo. Questo mi avvicinerà a Lizzie's. Viaggio rapido. Penso qua, più vicino.
Adesso andiamo a Lizzis. Parliamo con... non mi ricordo il nome della tip. Di Evelyn. Ok ragazzi, siamo arrivati a Lizzis. Ho tagliato un po' la parte perché sono successe un po' di cose per arrivare fino qua, strane, ma abbiamo risolto. Andiamo avanti. Mi sembri un po' teso, bello. Lo sono tantissimo. Ti interessa una BD da sballo? No, ma... Che offrite? Cosa non offriamo? Uomini e donne dei tuoi sogni, vere stelle della recitazione sinaptica. Qui niente palle mosce né fiche passe. Roba d'autore. Ti fa pompare il cuore e schizzare i nervi fuori dal corpo. Pura estasi digitale. È per questo che la gente viene da noi. Va bene. Beh, sapete come venderla. Qui non abbiamo merda prodotta in serie. Ti dico solo tre parole. BD su misura. Però. Ci vuoi dare dentro? Un'altra volta. Sai cosa? Magari un'altra volta. Certo, Stallone. Puoi entrare? Ci hai ripensato, eh? Sì. Su misura. Cazzo, pare una figata. Ok, ci sto. Mm-hmm. Un paio di cose che devi sapere. Sentiamo. Qualunque registrazione non autorizzata sarà severamente punita. Niente droghe e niente palpatine. Se qualcuno ti attira, tieni le mani a posto. Lo cerchi nel catalogo, prendi una BD e vai in un cubicolo. Okay. Ti sembro così inesperto. Secondo te non lo so. La porta è aperta. Grazie. Divertiti, bello. Benvenuto a Lizzis. Ma che bel faccino che hai. Stai parlando come ho il telefono perché... Siediti al bar e chiedi di Evelyn. Dipende da cosa ti piace. Magari mi spieghi. Ciao. Prendi qualcosa? Cosa c'è sul menù? Curiosità, il nome Lizzis deriva dalla sua proprietaria? Non esattamente. E non è una bella storia. Oh. Ora mi interessa ancora di più. Ai tempi la vera Lizzi gestiva uno strip club in questo locale, il Lizzis Bar. Le ragazze erano pagate, assicurate e avevano una discreta sicurezza. Un buon locale. Finché? Ah, le storie dei vecchi tempi. L'inevitabile fine e l'inevitabile brindisi ai dolci ricordi. Più una bugia è grossa, più è facile bersela. Quindi cos'è andato storto? I Tiger hanno sparato a Lizzi. Un Tiger pestò brutalmente una delle ragazze di Lizzi. Senza esitare, Lizzi gli sparò nelle palle. Il giorno dopo venne a trovarla l'intera gang. E Lizzi fu spacciato. Ma alla fine i Tiger diedero il locale alle Mox, no? Più o meno. Le Mox fecero un patto con loro. Fortunatamente mantennero la calma e si riorganizzarono. Ora il capo è Susie Q, ma l'insegna è quella di una volta in segno di rispetto. E gli affari continuano a prosperare. Lamento. Sto cercando Evelyn Parker. Sai se è qui? Chi lo vuole sapere? Qua c'è Judy. Eccola qua, Evelyn. Mi chiamo V. Ho un appuntamento con lei. Bevi, piacere. Io sono Matteo. Allora, Evelyn? Il club è grande. Guardati in giro. Non posso farlo per te. Tutto a posto, Matteo. Lo stavo aspettando. Evelyn Parker. Io ho capito che eri appena hai messo piede qui dentro. Che è la preferita. Poi? Senzon, è l'unica tequila che bevo. E tu come lo sai? Mi piace sapere tutto delle persone con cui tratto.
O forse ho solo tirato a indovinare. Ti dispiace se parliamo di lavoro? So che hai qualcosa per me. Dimmi tu. Ma non qui. Seguimi. Fai strada? Siamo nella lounge, Matteo. Se qualcuno chiede di noi, non ci siamo. Hai capito, Matteo? Quindi, cosa può fare una ragazza? Non c'è niente, come davvero. Me per un bel fusto? Perché non mi dici la verità? Te l'ho detto. Tradizionale. Allora. Parli o... Che famo? Bex mi ha parlato molto di te. Ha detto che sei professionale, efficiente. Rompi. E affidabile. Spero che non abbia esagerato. No, mai. Non lo conosco bene, non lavoriamo insieme da molto. Veniamo al punto. Parliamo di affari. Cioè, tutto bello. Ma non sono qui per un'iniezione di autostima. No. Sei qui per imparare qualcosa che ti cambierà la vita. Esatto. Hai la mia completa attenzione. Il tuo obiettivo. Immagino che tu sappia cosa sia. Io chip. Il Relic. Un chip del programma assicura la tua anima. Il componente principale. Abbiamo a che fare con la Rasaka. Il che rende il tutto un lavoro fottutamente pericoloso. La Rasaka ha investito milioni nella tecnologia di trasferimento della personalità, ma a me interessano solo i dati. Il chip è nascosto nel Compeki Plaza, l'hotel. Ci sei mai stato? Non sono così ricco. L'hotel corporativo di lusso? Direi di no. Troppo caro per le mie tasche. L'arredamento è veramente fantastico. Come potrai vedere. Dov'è nascosto esattamente il chip? In una suite all'ultimo piano. La stanza è occupata da Yorinobu Arasaka. Bene. Yorinobu Arasaka? È in città? Non leggi i Quotifax? No. I media non fanno che parlare dell'arrivo di Yori a Night City. La notizia è ovunque. Comunque, è il legittimo erede dell'impero Arasaka, l'unico figlio rimasto di Saburo Arasaka. Aspetta, quindi Arasaka Junior prenderà le redini della corporazione mentre è a Night City? Pochi a Night City sono a conoscenza dei veri piani degli Arasaka. E tu sei una di loro? Credo. Quindi non colpiamo la corporazione, ma Yorinobu Arasaka in persona. Yorinobu è una marionetta. Ha perso ogni privilegio anni fa, quando ha deluso suo padre. Saburo ha tenuto per le palle Yori per anni. E finirebbe per strappargliele se scoprisse che suo figlio non riga dritto di nuovo. Sapete che scegliamo tutte le opzioni, ragazzi. I pezzi grossi come Yorinobu hanno alle spalle un esercito. L'hotel sarà una cazzo di fortezza. Yorinobu non vuole nessuno intorno a sé. Niente guardie. Se n'è sbarazzato da un bel po' di tempo. E perché? Sai cosa dicono sull'intelligenza della Rasaka, no? Starnutisci a Night City e a Tokyo cade un petalo di ciliegio. Yorinobu era convinto che le sue guardie della Rasaka facessero rapporto a suo padre. Vediamo cosa hai da Senti, dire. Se hai altri assi nella manica, questo è il momento di calarli. Ah, questa ti piacerà. Yorinobu ha rubato il chip da un laboratorio della Rasaka. Ha fatto un patto con la Netwatch. Vuole venderglielo. L'hai visto l'asso? O devo farti un bel disegnino? Fammi il disegnino. Aspetta, la Netwatch è coinvolta? La Netwatch fornisce sicurezza a tutte le corporazioni e guadagna milioni per farlo. Ma di questi tempi, chiunque ha le mani in pasta. Non esistono santi. Per vincere bisogna giocarsi tutto. E Yorinobu cosa ci guadagna? Quindi Yorinobu cosa ci guadagna? Non è importante, concentrati sul Oddio. Chip. Oddio, cosa hanno da offrirgli i guardiani e i protettori del cyberspazio? Informazioni sui suoi nemici? Non ha alcuna importanza, perché tu farai in modo che la transazione non abbia luogo e che il chip arrivi a me. Bene, quindi niente sicurezza della Rasaka sul dispositivo, visto che Yorinobu l'ha rubato in segreto. E lui dove lo nasconde?
Probabilmente in un contenitore speciale, in grado di ricreare un ambiente neurale. Mm. Da fuori potrebbe sembrare una normale valigetta. E la valigetta è? La tua stanza. Lo scoprirai presto, se abbiamo finito di spettegolare sugli Arasaka. Cosa contiene il relic? Un'ultima cosa. I dati sul chip. Di che si tratta? Irrilevante, del tutto. Parliamo dei dati che Yorinobu ha rubato alla Arasaka e che, come se non bastasse, vuole piazzare alla Netwatch. A me non sembra così irrilevante. Ascoltavi, il relic è un problema mio. Tu pensa solo a guadagnarti la paga. Occupati del lavoro e io riempio per bene il tuo conto in banca. Quello assolutamente. Cos'altro sai su Yorinobu? Parecchie cose, in realtà. Ha studiato finanza e biotecnologia a Tokyo. Intanto, come vedete, la ragazza qua... Probabilmente non ha avuto molta scelta, a dire il vero. Saburo l'ha cresciuto come suo successore. Ma poi, all'improvviso, Yorinobu è sparito per inseguire i suoi sogni. Ha tagliato ogni legame con la corporazione per anni. Ora il figlior prodigo è tornato, ma il rancore resta. Ma questo è solo un aspetto di lui. Ce n'è un altro. Un uomo intelligente che ha sempre seguito la sua strada e ha i suoi piani per la corporazione. Una mossa rischiosa, questo BC. Pare che voglia giocarsi tutto con questa storia del relic. Già, perché si è bevuto la più grossa bugia di questa città, che può mantenere il controllo della situazione, di tutto quanto. Ok. Ok. E ora? Ora viene la parte migliore. Seguimi. Ho qualcosa che dovrebbe aiutarti a pianificare. Una brain dance girata al Compeki Plaza. Che me ne faccio di una brain dance? Mi servono dettagli, non emozioni. Credi che le BD servano solo a strizzare tette virtuali? A smanettarsi nei cubicoli? No. No. Possono essere molto utili. Sono ottime per analizzare dettagli che vanno oltre la percezione umana, per quanto potenziata. Cammini? Proprio quello che ti serve. Cosa c'è nella BD? La suite di Yorinobu, i meravigliosi interni. Ah no, il relic dovrai trovarlo tu. Spero avrai abbastanza dettagli da rendere la cosa fattibile. Aspetta, vuoi dire che l'hai registrata tu? Mm-hmm. Impianto di registrazione BD. È un problema? Non me ne frega un cazzo. No, per niente. Vediamo la brain dance. Quello che io penso Judy di te aiuterà. Non è un tuo è problema. È una mox anche lei. E ci conosciamo da anni. V, è importante. Eh sì, cogno, apri. Judy mi ha sempre parato il culo. C'è sempre stata per me. Mi fido di lei. Ma è una mox, non un membro della tua squadra. Tienilo a mente. Quindi fai il bravo, baci piano e tieni a bada la lingua. Rilassati, che tu ci creda o no, so comportarmi. Sul lavoro e non. Buongiorno. Ehi, eccovi qua. Questo è V. È qui per quella BD. V, questa è Judy, il miglior tecnico di brain dance che io conosca. Vale. Mettila, altrimenti vomito. Bella attrezzatura. Attrezzatura notevole. Serve tutto questo per processare le brain dance? Mm-hmm. Analizzatori, amplificatori sensoriali, monitor di onde acustiche ed emotive, convertitori di espressioni facciali. Judy. Va bene, va bene. Ho sistemato la BD, Ev. Che ne dici? Funzionerà? È ancora un po' grezza, ma sì, dovrebbe andare. L'importante è che V possa immergersi in profondità. Certo, calibriamola su di lui. Vai. Ho visto di peggio. Cioè, dovresti vedere porno di Jig Jig Street con cui a volte abbiamo a che fare. Quindi facciamo entrare V? Potrà vedere e frugare in giro, giusto? La tastiera è molto grossa. Una brain dance grezza. Le hai mai provate? No, mai. Cos'ha di grezzo? Che intendi con grezza? Cos'ha di diverso da quelle elaborate?
Se sono fatte bene, quelle elaborate ti inviano emozioni e sensazioni che non potresti mai provare nel mondo reale. Ma è merda commerciale, quindi studiata a tavolino, codificata, controllata e gestibile. Quella grezza, invece, beh, somiglia più a un ambiente virtuale. Ti muovi liberamente e osservi le cose nei dettagli. I tecnici la usano per cercare le emozioni e gli impulsi più interessanti, che poi estraggono e usano per creare le BD che finiscono sul mercato. Siediti, mettiti comodo e ti prepariamo all'immersione. Ok. Una sorta di pornografia illegale, no? La grezza, le BD grezza, immagino. Prima devo creare il tuo profilo sensoriale. Cos'è che devi creare? Cos'è che devi creare? È il modello delle tue percezioni e risposte emotive. Devo regolarlo in modo che la BD grezza non lo sovraccarichi e non sovraccarichi te. Ok, come? Altrimenti, nel migliore dei casi, ti verrà la nausea appena sarai dentro. Vomiteresti come con un virtù da 4 soldi. E nel peggiore? Le tue sinapsi friggerebbero come cavallette impastellate. Bello. Ma faremo in modo che non succeda. No, no. Ok, è profilo sia. Ok, inizia pure. Ma giurami che non fa male. No, non questa volta. Non muoverti e guardami. Avvio il software di analisi. Dovresti sentire un leggero formicolio. Ok, ora regoliamo l'ottica e gli altri segnali sensoriali. Guarda fisso quei due schermi. Fa finta di essere dall'oculista. Dovrò ripetere il processo di calibrazione ogni volta? Non necessariamente, ma vale la pena di aspettare. Dammi ancora 2 minuti e vedrai cosa può fare l'analisi della BD. Va bene. Ancora un attimo, devo attivare gli inibitori di dolore. Non li voglio, quindi. Ok, ci siamo. Devo testare il tuo profilo. Avvio una BD standard. Puoi usarla per fare pratica con l'editor. Ora vediamo dove potremmo. Non può usare la mia registrazione. Perché perdere tempo? Per non rischiare la pelle. Ci vorrà un attimo. Ho qui qualcosa. Dovrebbe essere perfetta. Fai partire la brain dance. Avviala. Prima ti faccio provare la versione su misura, così ti orienti un po'. Poi passiamo alla modalità modifica. Vai. Immersione fra... Il piano è semplice. Non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Okay. Capito, capito. E ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più per una botta d'adrenalina. Ok, ora vai. Ok. Non sto giocando io, stiamo guardando un video. A terra, tutti a terra! Voglio vedervi baciare il pavimento! I soldi, ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Sì, io... Muoviti, o ti faccio saltare la testa! Dai, insomma... Morto. Respiri lenti e profondi. Hai cortisolo e adrenalina alle stelle, ma il software ha attivato gli inibitori ormonali. Non è successo niente, sei vivo e vegeto. Minchia. Disarmi. Quel lampo di shock. Lo sento ancora, ricordo. Cazzo, l'ultimo secondo. Potevi avvisarmi di quanto fa male morire. Credimi, morire davvero fa molto, ma molto più male. Non lo saprà, non lo sai. Così sicuro. Te la caverai. È tutto pronto. Adesso passiamo alla modalità modifica. Vai. Quindi adesso posso alterare il video. Interrompo il collegamento alla matrice sensoriale dell'autore. Così puoi guardarti in giro liberamente. L'intera scena è tua. Oh. In modalità analisi hai il pieno controllo della visuale. Puoi spostarti, zoomare, fare tutto quello che vuoi.
È come una piccola sandbox. Quindi, modalità analisi, controlli la riproduzione. Puoi anche mettere in pausa se serve. Richiama la console per riprendere. Il piano è semplice. Non fare cose. Strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. Da paura, vero? E non è tutto. Puoi anche accelerare o mandare indietro a tuo piacimento. Ok, certo. Prova. Torna indietro, fino all'inizio. Ok, perfetto. Adesso manda avanti veloce. Il piano è semplice. Non fare strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD. Ok. Puoi anche resettare la registrazione, così facendo tornerai all'inizio. Prova. Vai. Adesso viene il bello, il vero motivo per cui sei qui. In modalità analisi puoi vedere e scansionare i dettagli dell'ambiente registrati dall'autore della BD. Concentrati sul ferro, la pistola che il coglione riceve dal suo amico all'inizio. Ora scansionala. Il piano è semplice, non fare cose strane. Vai dentro, prendi l'incasso e vendiamo la BD a quegli psicosvitati dello studio. Capito, capito. Ricorda, tutto a pieno ritmo. Ci pagano di più una botta adrenalina. Ok, guarda. Ok, qui. Le sessioni in grossetto della traccia indicano inizio scansionabile. Se l'editor è impostato sul livello corretto, sarà evidenziata la sicurezza. Ok. Perfetto. Bene. Continuiamo. Adesso ascolta. In modalità analisi puoi sentire suoni e conversazioni sullo sfondo, se l'autore era abbastanza vicino. Sì. Questa tecnologia registra tutto, ogni minimo dettaglio, anche le cose di cui l'autore non si è mai reso conto. Per vedere le fonti dei segnali sensoriali registrati, passa al livello dell'audio nell'editor. Vai, prova. Ok, ora dovresti vedere vari segnali sonori nel negozio. Scegliene uno e concentrati su quello. Ok, cazzo! Vai, pezzi di merda! Tu fai rifornimento e io prendo la cassa. Perché non vai a prenderlo in culo? Allora, che ti pare? Incredibile. Sul serio, è come se stesse succedendo qui e ora. È così che funzionano gli impianti per registrare le BD. Rilevano tutti gli elementi sullo sfondo. Poi il tecnico li regola, li mette in risalto. Continua a giocare con i suoni, esplora un po'. Quando ti stufi, continuiamo. Tu fai il rifornimento, io prendo la cassa. Perché non vai a prenderlo? Ok. Oggi c'è un'offerta su due busti. Kerry e... A terra! Tutti a terra! A volte in modalità grezza puoi analizzare livelli extra, tutto quello che il cyberware dell'autore ha registrato. Tipo? Eva ha un'ottica Kiroshi che rileva gli infrarossi. Quindi nella sua registrazione puoi vedere i segnali termici. Oh, che figata! Adesso aspetta finché il tizio non stende l'idiota al bancone. Voglio vedervi baciare il pavimento! La scansione funziona anche sulle persone. Avvicinati alla tizia ferita. Prova a scansionarla. Ok, continuiamo. Vai alla parte in cui il nostro artista si becca un'iniezione di piombo. Sì, ora! O giuro su Dio che ti sparo in faccia! Muoviti! O ti faccio saltare la testa! Ok, interessante. Visto? Gli sparano e lui non saprà mai chi è stato. Ma tu sì. Adesso arriva. Il suo amico. È la mia parte preferita. Vedi la lucina sopra l'ingresso? Telecamera di sorveglianza. Avrai inquadrato chi ha sparato. Lo vedrai tra un attimo. È collegata allo schermo dietro al commesso. Torna quando lo schermo è nel campo visivo del ragazzo e scansionalo. Eccolo lì. È stato il suo ciumba a sparargli. Aveva in mente tutto fin dall'inizio. Una BD come questa gli avrà fruttato un bel gruzzolo sul mercato nero. Gli schizzati pagano fior di quattrini per una flatline in diretta.
Comunque, se hai visto abbastanza, puoi uscire. Direi di sì. Direi di sì, dai. Devastante. Peccato che la maggior parte delle BD che facciamo qui servano solo a farsi le pippe. Beh, sei pronto per l'altra registrazione? Sì. Non so. Facciamo una pausa. Mi sento ancora come il ragazzo quando... Ok, sì, ci sono. Vi, non c'è tempo. Continuiamo, per favore. Ok. Ok, vai. Faccio solo collegare T-Bug. Ehi, 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 chi? La netrunner della mia squadra, esperta di sicurezza. Mi dirà cosa cercare mentre analizziamo. Spero non sia un problema. Beh, a dire il vero, lo è. Non erano questi gli accordi, Ev. Evelyn, non servirà un cazzo senza T-Bug. Judy, ti prego. Ev vuole far collegare una netrunner. Qual è la parte che non ti è chiara? Dai, su. Chi mi garantisce che se ne starà lì da brava ad assistere senza fare casini? Io sono la tua garanzia. Sì, come no. Aiutami quest'ultima volta. Ti prometto che andrà tutto bene, tutto secondo i piani. Ok, Vi. Chiamati Bug e procediamo. Va bene. Ehi, Vi, che succede? Bug, ascolta, ho una registrazione utile del Compeki Plaza, una brain dance. Compeki? Ah, non mi sorprende. Sei con qualcuno? Judy e Evelyn. Judy ed Evelyn, sono a posto. Mi stanno aiutando ad analizzare la BD. Ok. Dimmi cosa abbiamo per le mani. Ascolta, mi serve il tuo aiuto. Non ho idea di cosa cercare quando sono dentro. Vediamo se posso guidarti io. Mi collego ai tuoi sistemi. Vai. Ora devi darmi accesso. Apro la porta 1779. Protocollo sicuro. Ok, sto entrando. Dovresti ricevere la mia richiesta adesso. Eccola. Sei pronta? Un millisecondo. Ok, connessione confermata. Ora un nice rapido e... ci siamo. E adesso parliamo. Vai pure, Judy. Vai. E abbiamo solo fatto una connessione da remoto, che c'ho il Windows. Scopriamo dove Yorinobu tiene il relic. Ok. Tanto chi sei? Qualcosa qua dentro. Sempre un bel bocconcino di carne scopabile, lo sai. Di Evelyn. Ho sentito la sua paura. Di certo l'ha tenuta sotto controllo. Il firmware dell'allarme è recente, ma su una BBS ho letto un po' di commenti. Mi sa che non è a prova di bomba. Fammi generare le chiavi, falsifico le firme. Che altro c'è in sto pezzo, scusami? Aha. Merda, telecamere zeppe di neotecnologia, sensore di movimento, attivatori termici, IFF. Sei in grado di seccare tutto? Altro che, devo soltanto accedere alla loro sottorete. Direi. Ho detto no. Vorranno la mia.
guardiamo bene in giro tutto quello che potremmo trovare. Festa per questo. Allora, morirai per un... Tutto del suono. Sento un ronzio. Aerazione e raffreddamento. Saranno dei server. Tutti quei marchingegni costosi avranno dei controlli. A buona causa. Ma io... Mettiti comoda. Un minuto e ho... Ascolta la conversazione, P. Potrebbe essere importante. Finito. Vai. Un minuto e ho finito. Il programma è ancora in fase di prova. Non possiamo metterlo in commercio così com'è. Lo scopriremo molto presto. Per favore parli con suo padre. Ha preso molto a cuore il progetto. Può sicuramente spiegarne i rischi connessi. Mio padre è vecchio. Un uomo stanco, privo di grandi visioni. Pensa che nulla cambierà. E che vivrà per sempre nella sua bolla senza che cambi mai nulla. Non dovrei nemmeno sentire cose del genere. Tu ora mi ascolti. Saburo è un despota confuso, totalmente isolato dalla realtà. Fossilizzato in una visione del mondo che da tempo non esiste più. Un mondo io che devo seguire lei, giustamente. Non è mai esistito. Non siamo mai stati d'accordo negli ultimi 20 anni. Non credo proprio che lo saremo ora. Legga attentamente la documentazione. Il relic deve essere tenuto nel modo corretto. Si assicura di farlo. Sentito? I documenti del relic dovrebbero essere qui. Cercali. Li cercheremo. Scusa se ti ho fatto aspettare. Gli affari. Stupidi a volte. C'è. Quanto in là posso andare? No? Ne so poco. Non ho fatto in tempo ad annoiarmi. Va tutto bene? Mi sembri teso, nervoso. È una fase. Passerà presto. Posso darti una mano. Ma a una condizione. Tu pretendi qualcosa da me? Solo una. Cazzo, credo sì. Concentrati su di me. Oh, hai ancora qualche caramella? L'ultima volta mi sono piaciuta. C'è qualcosa qua da analizzare. Forse quello che prende da qua. Hai ancora qualche caramella? L'ultima volta mi sono piaciute. In camera, sul comodino. Ho un'idea. Hai di nuovo. L'ultima volta. Torrette automatiche. Scanner ultimo modello. I sistemi sono tutti connessi al server. Puoi disattivarli? Dall'esterno è impossibile. Devo prima entrare e controllare come sono connessi al sistema. Tutti i sistemi di sicurezza sono collegati alla sottorete dell'hotel. Ci serve per forza il flathead per disattivare quei sistemi. Ce l'abbiamo. Non possiamo aggirarli noi. No, o almeno non mi vengono altre idee. Ma mi sono piaciute. In camera, sul comodino. Ho un'idea. Torno subito. Molto bene, ma vieni qui da me. Un attimo, cerco la cosa perfetta. Ah, questa ti piacerà. Guarda.
Carica, sicura e inserita. Buono a sapersi. Quando sarai lì, ricordati che c'è un ferro. Una cosa, posso leggere quella cosa che lei ha lasciato lì? Forse guardando lei. Vediamo, no? Molto bene. Conosciuto, attenzione, tutta nanogel, non ci interessa. Un attimo. Cerco la cosa perfetta. Ah, questa ti... Vai. Il manuale parla di un contenitore a temperatura controllata. Il relic deve stare al freddo. Quindi il chip deve stare in freezer. Sì, altrimenti si danneggia. Ok, attiva il rilevamento termico nell'editor. Forse sarà più facile capire dove Yorinobu tiene il chip. Torniamo indietro all'inizio, no? Beh, vabbè, non credo. Oh, Donagis. A quanto pare Mister Arasaka ha qualcosa da festeggiare. Pensi davvero di trovare il chip lì? Impossibile. Temperatura troppo bassa e instabile. Buona idea, comunque. Ma lei prima era là. Magari c'è la zona Barley. Vieni, mami. Guarina in fondo. Esatto. È solo un frigo di lusso. La temperatura non corrisponde alle istruzioni. Lì non c'è nulla. Magari in stanza, allora. Sì. Vedi qualcosa qua di termico. Cosa? Ah, aria condizionata, non credo. Aria condizionata, modello standard per gli hotel di questo calibro. La temperatura corrisponde a quella scritta sui documenti, ma è impossibile che il chip sia qui. Troppo rischioso, temperatura variabile, rischio di danneggiamento. Mi sei mancata. C'è qualcosa qua. Qui, eccola. Ok, rilevo il segnale termico. Corrisponde alle specifiche. È qui che Yorinobu tiene il chip. Garantito. Mm-hmm, ce l'abbiamo, ottimo lavoro. Abbiamo quello che ci serve. Su, usciamo. Hai quello che volevi? Sì. Sì, può bastare. Grazie, Judy. Siamo a posto, a dopo ti paga. Ottimo lavoro, direi. A presto. Cancello la cache e i tuoi dati. Come se non fossi mai venuto. Lei ha visto cosa, mami, che...
Tienilo, lo metto sul conto di Eve. Dispositivo portatile per gestire le BT. È già calibrato su di te. Grazie. Non è sofisticato come la roba che abbiamo qui, ma farà il suo dovere. E tiene i problemi alla larga da te. Ingegnoso. A proposito di problemi, sapete cosa vedo quando vi guardo? Due morti che camminano. Tranquilla, è tutto sotto controllo. Sì. Se mandate tutto a puttane, vengono a cercare me? Judy, rilassati. Non succederà. Evelyn, per favore, niente stronzate. Se prendi quella strada, la città vince sempre. Sta attenta. Certo, lo farò. Comunque, parliamo tra un attimo. Grazie, cara. Facciamo due passi. Muoviti. Beh, che ne pensi? Le informazioni su Yorinobu, il chip, la BD del Kunpeki. Il piano è perfetto, la fortuna è dalla nostra. Lavori del genere capitano raramente. Grazie. Ora di pure quello che pensi. È solo che sembra tutto troppo perfetto. Dov'è l'inghippo? Ci hai ripensato? Vuoi tirartene fuori? No, no. Dimmi se hai davvero tutto sotto controllo. Se non mi stai mettendo in un casino da cui non potrò uscirne. Vi, non ho motivo di ingannarti. Siamo sulla stessa barca. Credimi, ho il controllo della situazione. Perfetto. Non è vero, ma... Non sei preoccupata? L'Arasaka controllerà chiunque abbia avuto a che fare con Yorinobu. Sarà una lista lunga, allora. Piena di nomi grossi. Molto più del mio. Secondo te chi controlleranno prima? I pezzi grossi e i tagliagole delle corporazioni o un passatempo da camera come me? Non credere, eh. Ora capisco come fai a sapere così tanto su Yorinobu. Lo scopi? È semplice. Gli uomini diventano loquaci dopo il sesso. Quindi si tratta solo di sesso? Lavoro. Soltanto lavoro. Sicura? Non sospetti niente? Sicura che Yorinobu non si aspetti una mossa del genere da te? Non ne hai idea, fidati. È troppo impegnato con la Netwatch per badare a me. E poi, anche se iniziasse a sospettare qualcosa, non importa. Non farai in tempo a reagire. Ma io non lo Ci penserai tu ad accertartene, giusto? Sì, vediamo. Quindi, ora che si fa? Vi. Fa questo lavoro per me. Intendo solo per me. Niente divisioni del bottino con altri. Niente intermediari. Niente Dex. Vuoi fregare il nostro fixer? Lo sapevo che c'era sotto qualcosa. Una domanda. Dex è un intermediario. E a questo punto è inutile. Quello è vero. Evelyn, non si scherza con i fixer. È l'unica regola che ogni mercenario di questa città conosce. E rispetta. Ma se usiamo la testa... Non importa. Un errore del genere ti costa la reputazione. E senza quella non sei nessuno. Sicura di volerlo fare? Meglio se lo chiedi a te stesso. Vuoi passare il resto dei tuoi giorni a far fuori Scav? O preferisci diventare una leggenda nel giro di una notte? La scelta è tua. Ci penserò. Se accetto, ci saranno conseguenze, di sicuro. Valuterò. Lo so. Qualsiasi cosa tu decida, resterà tra di noi. Ci penso. Posso offrirti il 50%. Abbastanza Eddie da fare qualunque cosa tu voglia. Sarà la mia fine. Dex non perdonerà una cosa del genere. Dex non è l'unico fixer della città. Non avrai altre offerte come la mia, invece. Fammici pensare. Ci penso. Chiamami quando hai preso una decisione. Ti mando il mio numero. Ok. Buona fortuna. Va pure. Devo scambiare due parole con Judy. Sì. E io devo pensare. Come butta, Mr. V? La registrazione di Evelyn al Kunpeki valeva il nostro tempo. Magnifico. T-Bug mi ha già chiamato. Ha detto che sta facendo le sue magie. Ci siamo. È tutto pronto. Che si fa ora?
Ora si fa il lavoro per cui vi ho ingaggiato. Recuperare il biochip. Parliamo del resto all'Afterlife. Ci vediamo lì. Perfetto, sarò lì tra un attimo. A presto, Mr. V. Vai all'Afterlife. Ok. Usciamo. Vediamo un attimo. Ho contato il cliente, mi ha fatto vedere la BD del ti dico, ti chiamo dopo. Va bene. Lei mi ha dato il numero. Ok, facciamo così ragazzi. Allora, nel prossimo episodio andiamo all'Afterlife. Parliamo con Dexter DeShawn. E il prossimo episodio faremo addirittura il colpo. Quindi ragazzi, come state vedendo, alla fine gli episodi sì, saranno un po' più lunghi del solito. Scusate se non parlo tantissimo, ma giustamente parlando anche loro in italiano non voglio neanche interrompere quello che stanno dicendo loro, la dinamica. Quindi cercherò di parlare o intervenire per dire le mie puttanate solite o parlare nei momenti vuoti come questo. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, vedete, con pura vita, un bacione. Se vi sta piacendo la serie ragazzi, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Vediamo nel prossimo capitolo di Cyberpunk 2077. Ciao ciao ragazzi.